Lucinda è una coordinatrice Pokémon di 10 anni, originaria di Due Foglie, nella regione di Sinnoh, e la sua prima apparizione all'interno della serie animata risale al lontano 2006. Controparte femminile di Ash Ketchum e sua compagna di viaggio insieme al capopalestra Brock, ha come obiettivo quello di diventare una super coordinatrice come sua mamma Olga. È sempre stata molto orgogliosa del percorso svolto dalla madre, e questo è servito a renderla una ragazza determinata e con piena fiducia in se stessa, visto che guarda sempre al futuro anziché soffermarsi sui suoi errori. Nella versione originale il suo motto è Dai Jobu, e col tempo anche nel doppiaggio nostrano ha iniziato a usare regolarmente Non c'è bisogno di preoccuparsi. È anche la protagonista femminile dei titoli di quarta generazione, Pokémon Diamante, Perle e Platino, e presto tornerà sui nostri schermi con gli attesissimi remake. Io sono Frobby e vi do il benvenuto nel secondo episodio di Sketch Story, la nostra serie d'approfondimento su alcuni dei personaggi del brand più amati di sempre. Oggi è il turno di una delle compagne di Ash più apprezzate, quindi mettetevi comodi e iniziamo! Nel primo episodio, intitolato Un inizio burrascoso e la scelta di Lucinda, Lucinda comincia il suo viaggio con un Piplup, scelto all'interno del laboratorio del Prof. Rowan, che non si fida molto di lei, ma dopo averlo salvato da uno sciame di Ariados, i due diventano amici. Questo ricorda la scena in cui Ash salva Pikachu da uno stormo di PJ, durante gli avvenimenti della prima serie. E sempre come Ash, ha visto un Pokémon leggendario all'inizio del suo viaggio, ossia l'anima proiettata di Mesprit. Da qui possiamo intuire come Lucinda sia la controparte femminile di Ash, e i due infatti diventeranno presto ottimi amici, dandosi il 5 quando uno dei due raggiunge un risultato. Durante il loro viaggio si fanno il tifo a vicenda, allenandosi anche spesso insieme per spronare l'altro a dare il meglio di sé. A volte, quando Ash deve affrontare un capopalestra, Lucinda si veste da cheerleader e si esibisce assieme ai suoi Pokémon per incoraggiarlo. Sempre come Ash, la ragazza ha anche una rivale all'interno delle gare Pokémon, cioè Zoe, che le darà così tanto filo da torcere da farle perdere la prima gara a Jubilopoli. Dopo la sconfitta, Lucinda chiama sua mamma e Olga le risponde di non contare su di lei, ma sui suoi amici e Pokémon. Alla fine, nella sua seconda gara ufficiale, riesce a battere per poco il suo amico d'infanzia Kenny e ad ottenere così il suo primo fiocco. Zoe, oltre ad essere una rivale, è anche una delle sue più grandi amiche, ed è di grande aiuto per Lucinda, ispirandola ad ideare nuove combinazioni di mosse utilizzando i suoi Pokémon. Tutto nato dal semplice allungamento del becco di Piplup usando Beccata, o dalla semplice rotazione di Piplup e Buneri a Mineropoli, tattica che poi viene adattata da Ash nella sua prima lotta in palestra nella regione. Puntando a combinazioni più complesse, però, nascono i primi problemi, e Lucinda non riesce a perfezionare il gelo acquaggetto di Buizel, nonostante le sia venuta in mente un'idea. Sarà poi Ash a completare la mossa nella Coppa Adriano, dopo che Buizel gli verrà scambiato. Nell'episodio La gara di doppia performance, la troppa fiducia della ragazza la frega, facendole perdere il saggio di recitazione della gara di Coripoli. Nella gara di Flamminia non passa il saggio per la seconda volta di fila, e queste sconfitte in successione segnano un cambiamento importante nel carattere di Lucinda. Grazie all'allenamento con la capopalestra Marzia nell'episodio Al di là della linea di combattimento, riottiene un po' di fiducia in se stessa e inizia ad esercitarsi per migliorare sia i saggi che le lotte Pokémon. Grazie ai consigli di Zoe riesce così a passare il primo round della Coppa Adriano e anche a sconfiggere Vera in finale. Dopo questo punto di svolta, Lucinda mantiene la sua concentrazione e la sua umiltà. All'incontro con la madre Olga le restituisce il fiocco portafortuna, dicendole di non avere più bisogno di camminare sull'ombra della madre, ma che ha bisogno solo dell'affetto e del supporto dei suoi Pokémon per diventare una super coordinatrice, dimostrando a lei e a se stessa di essere cresciuta come allenatrice. Un esempio di questa crescita arriva nell'episodio Prove e adulazioni, dove viene separata da Ash e Brock e la zampa del suo Mamoswine viene ferita gravemente. Al posto di andare in panico, costringere il Pokémon a camminare, però, ripensa alle lezioni che Brock le aveva dato sulle cure, e così riesce a curare la ferita e a guadagnare la fiducia del suo Pokémon. Col tempo perfezionerà anche altre combinazioni di mosse, come la fiamma ghiaccio ed il ghiaccio favilla, entrambe usate per sconfiggere Ursula, altra sua rivale. Dopo che Ash ha partecipato alla Lega di Sinnoh, si domanda se seguire il protagonista è Brock accanto. Tuttavia, riceve l'invito di Paris, famosa stilista della regione, per la sua Buneri, proponendo a Lucinda di lavorare per lei come Pokémon Fashion Model, e accettando, decide di rimanere lì. Lucinda ed Ash si danno poi il 5, il loro gesto scambiato per tutta la serie di Diamante e Perla, e la strada dei due si divide. Alla conclusione del lavoro di Buneri con Paris, Lucinda decide inizialmente di riposarsi e passare del tempo a casa, partendo poi per
per la regione di Hoenn, luogo dove sono nate le gare Pokémon, e dopo una prima indecisione decide di portarsi tutti i suoi compagni, capendo che hanno ancora del potenziale per crescere con lei. Nell'85esimo episodio di Bianco e Nero, serie successiva a quella di Diamante e Perla, viene rivelato che Lucinda ha raggiunto Unima e sta soggiornando presso la villa di Camilla a Spiraria, mentre la campionessa sta facendo visita a Zondopoli. Lucinda si riunisce così ad Ash ed ai suoi nuovi amici, Iris e Spighetto, affrontando quest'ultimo usando il suo Piplup, ma visto che l'incontro verrà poi interrotto, nessuno ne esce vincitore. Prima di arrivare a Spiraria, scopriamo che Lucinda ha visitato Sciroccopoli, assistendo prima ad un Pokémon Musical e poi ad una sfilata di moda di Camellia. Parteciperà anche alla Coppa Junior del Pokémon World Tournament, ma perde contro Iris e il suo Dragonite al secondo turno, usando il suo Mamoswine. A fine competizione, annuncia di voler andare a Johto per partecipare nuovamente alla Coppa Adriano. Dopo un'ultima lotta con Ash, utilizzando il suo Quilava contro il Pikachu del ragazzo, saluta tutti e lei e Piplup si imbarcano su un volo per Ebanopoli. Arrivando ai giorni nostri e alle ultime puntate di Pokémon Esplorazioni Master, ultima stagione attualmente della serie animata, Lucinda incontra Chloe, nuova compagna di Ash, nell'episodio 74 intitolato Darkrai, sogno di una notte di mezz'estate. Qui le due stringono amicizia accampandosi in una foresta nella regione di Sinnoh. Lucinda rivela che sta partecipando nuovamente al circuito delle gare della regione, avendo già gareggiato nelle altre, ed è in procinto di partecipare alla gara Pokémon di Evopoli. Dopo aver scoperto che anche Chloe è diretta in città per assistere all'evento, Lucinda le suggerisce di andarci assieme. Le due poi collaborano per affrontare un Rhydon arrabbiato che è stato privato del sonno dagli incubi di Darkrai, prima di imbattersi in un Cresselia ferito. Nell'episodio successivo mostra a Chloe come esibirsi in una gara. Dopo essere state attaccate dal Team Rocket ed essere salvate da Darkrai, si riunisce con Ash e fa la conoscenza di Go, coprotagonista di questa serie. Insieme affrontano Matori, segretario di Giovanni e vice del Team Rocket, ma vengono comunque catturati. Così arriva Cresselia a salvarli e Lucinda dice addio ai due Pokémon, e dopo una giornata in spiaggia passata con gli altri protagonisti, saluta tutti e riparte per Evopoli. Per celebrare Lucinda abbiamo deciso di dedicare a lei un piccolo disegno fatto dal nostro amico Emdy, ed è quello che avete visto fino ad ora. Trovate tutti i social di Emdy qua sotto in descrizione e nel primo commento. È tutto Pokémon Next, lo ringrazio per aver contribuito a questo episodio di Sketch Story. E voi ragazzi, conoscevate già l'intera storia di Lucinda? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Se questo episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a condividerlo con tutti i vostri amici, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. E passate dai social che trovate in descrizione. Per questo video è tutto, vi ringrazio per essere passati. Ciao allenatori!